9 e mezzo? No. 10. No, perché non ce la faccio a 9 e mezzo, adesso va bene. 10. Ecco, 10 e mezzo. Parto. Leggo un attimo, anche le 11, come apertura di questa seconda parte, la riflessione di un altro dantista, si chiama Lucrezi. Così dice, e anche credo che anche questa sia una di quelle pennellate, no, che vadano veramente a cogliere il cuore, la cifra, famosa cifra della Divina Commedia. La Divina Commedia è l'eterna storia dell'uomo che svolge se stesso nel tempo e si realizza nell'eternità. Umano e divino insieme, senza che l'umano rinneghi il divino, oppure che il divino anneghi e dissolva l'umano. Insieme, umano e divino, relativo ed assoluto, mistero per la ragione, mistero per la fede, ma radice, sostanza dell'uomo da quando questo ha avuto reale coscienza di sé e della sua dignità e fino a quando continuerà ad averla. Ha colto veramente, credo, perlomeno noi, proprio il segno, la cifra, il nocciolo costitutivo della Divina Commedia e della forza della poetica di Dante, perché poesia e vita in Dante sono davvero un tutt'uno. Tutto quello che noi sappiamo di Dante lo evinciamo proprio dalle sue opere, lo racconta lui. Ecco, questo è il grande segreto che fa sì che anche la grande Chiavacci, di cui porto qui il commento, un po' quello più diffuso presso le scuole in questo momento, Anna Maria Chiavacci Leonardi, anche lei appunto coglie, cioè questo intersecarsi, questo connubio, come se fossero veramente le famose nozze sacre, no? Tra umano e divino, tra l'uomo, Dante uomo, e quel Dante uomo che poi rimanda a quell'uomo appunto che in conversio, in realtà cerca la parte divina, un umano che non è solo umano, perché sennò dovremmo restare tutti giù con Francesca, per quanto sia difficile, abbiamo detto, lasciare andare Francesca, ma è un umano appunto che si apre, dicevamo, alla forza, alla luce, alla potenza del divino, e quindi un divino che non è solo tale in modo assoluto, perché sarebbe misticismo, ed è quindi una lettura della Divina Commedia che non possiamo fare, perché è un umano, un divino, abbiamo detto, abbiamo letto qui, che non fa sì che appunto l'umano perda, no? Come dire, diventi qualcosa di vacuo, no? Ma è proprio un divino che rimanda a questa radice umana, è proprio la sua cifra, potremmo dire così, noumenica. È molto bella questa immagine, non è un divino che annega e dissolve l'umano. E questa è Beatrice, potremmo appunto parlare tanto di Beatrice. Beatrice è proprio nel paradiso, l'abbiamo detto tante altre volte, anche di fronte all'incontro finale, anche quando è costretta, no, a salutare il poeta peregrino amato e torna nella candida rosa. Beatrice non è, come dire, mistica, non perde quei connotati fisici che tanto ci commuovono. Lei resta comunque, anche davanti al divino, che abbiamo detto alfa e omega di tutto, resta la donna amata. Qualcuno ha detto che Dante ha scritto tutto questo viaggio, proprio per incastonare il tutto lei intorno a tutto questo. Cioè lei è veramente lo scopo, il punto di partenza, è per rivedere gli occhi di una donna. Benigni nelle sue letture spesso fa così, fa leva emotivamente anche poi sulla folla che lo ascoltano, da grande regista quale appunto, su questa immagine di una grande romanzo d'amore, la Divina Commedia come romanzo d'amore scritto per rivedere gli occhi di una donna, perché negli occhi di Beatrice c'è tutto il paradiso, gli occhi di Beatrice, il sorriso di Beatrice, l'abbiamo detto tantissime altre volte, sono il paradiso di Dante, ma il paradiso di ognuno di noi, perché Beatrice appunto è la parte migliore che noi abbiamo dentro, la nostra donna, la luce che sovente persi nelle lande del deserto interiore noi dimentichiamo di essere, ma soprattutto di avere, ma soprattutto di essere. Ecco, quindi partendo da questa immagine, umano e divino insieme, è chiaro che abbiamo colto il segreto della Divina Commedia, di questa eterna giovinezza. La Divina Commedia è eternamente giovane perché è la storia dell'uomo Dante, è proprio dall'inizio alla fine la storia di Dante come uomo prima di tutto, che è poeta, che è profeta, che è storico di se stesso, che è teologo di se stesso, perché c'è questo essere autoreferenziale, non per tracotanza, per ibris o quell'atteggiamento, dicevamo inizialmente parlando di sicumera, no? Che non connota e non vedo in Dante, ma tutto è autoreferenziale proprio perché ha compreso che il compito è quello proprio, attraverso questi versi, di portare un messaggio all'umanità di risveglio, il risveglio cui siamo liberamente chiamati, se vogliamo, e quindi è il destino
veramente di ogni uomo. Lui, capite, si fa cartina di tornasole per tutti noi attraverso la sua storia, la sua discesa, la sua risalita, la sua palingenesi, la sua palinodia. Noi, appunto, in qualche modo, se vogliamo, possiamo ripercorrere lo stesso percorso, lo stesso itinerario e appunto mettere in atto questo risveglio nutriti dall'amore. È un po' un riprendere le fila della prima parte, quell'amore che parte con la minuscola, potremmo dire, così è più chiara questa immagine, ma deve, se siamo peregrini d'amore, deve appunto trasformarsi in quella ama l'amore di Agostino con la maiuscola, proprio come conversio, come scala d'amore, partendo dai sensi. Ecco, per cominciare con Francesca e recupero Cunizza, che cosa allora ci vuole insegnare? Che l'amore sensuale viene portato in paradiso con grande scandalo dei ben pensanti. Ne citavo uno prima, il grande teologo tedesco von Balthasar, che non si dà pace rispetto al fatto che non ci sia una pia donna, una donna esempio proprio, no, di matrimonio, di fedeltà nel paradiso, ma dicevamo nel cielo degli spiriti amanti, ma due prostitute. Proprio Cunizza testimonia il fatto, sull'onda un po' anche di un esoterismo, dicevamo, dantesco, che l'amore sensuale, platonicamente parlato, non va rinnegato, demonizzato, è la scala, è necessario partire da questa ombra, direbbe Platone, ma anche Jung, per cominciare a risalire. Si parte dal di lì, da un trasalimento, da un ardore che arriva di fronte alla fisicità di un corpo che io vedo, perché emana quel famoso flusso di particelle, Platone l'ha descritto sublimemente, che arrivano e passano attraverso i meati della mia pelle, risvegliano la mia anima. Questo è l'amore, e se è vero deve mettere le ali, allora io devo per forza andare su e devo lasciare Francesca. Ecco, Francesca, questo nome è un, come dire, rarissimo, questo verso che comincia dicendo Francesca. Sentite la potenza che c'è nell'incipit di questo verso, e ripeto, questo è un altro tassello a favore della capacità di Dante, no? Nella sua regia, dicevamo, nel suo scrivere in modo così inusitato, non ha schemi dietro, ma non li ha, nello stesso tempo li dissolve. Non c'è Gianciotto, non si fa nome di Paolo, non c'è nessun nome, non c'è neanche un'indicazione geografica. Sì, noi capiamo che si parla di Ravenna, ma non dice Ravenna. Dante, tra l'altro, se andiamo a leggere altri canti, ma penso ai canti dedicati alla Toscana, alle invettive anche contro la Romagna, oppure alla nostalgia, no? Dei costumi antichi, no? Romagnoli, della liberalità, eccetera eccetera, lì Dante assolutamente ci testimonia il fatto che ben conosce la geografia, quindi spesso i suoi canti sono pieni di indizi geografici, storici, temporali. Quindi perché qui no? Perché non c'è un nome, né un nome di città, né un nome, appunto, no, proprio che rimandi alla figura di Paolo, se non nell'incipit del canto successivo, dove parla della pietà verso i due cognati. Ma i nomi non ci sono, perché il nome avrebbe veramente storicizzato troppo. Francesca, lo diceva all'inizio, è un simbolo anagogico potentissimo. Siamo noi, nel nostro destino di creature nate per la bellezza, piene di dignità, che purtroppo ci perdiamo. È proprio questo smarrimento, questo dovere chinare il capo di fronte alla consapevolezza dello smarrimento, e rischiamo di perdere la nostra bellezza, proprio quella a cui noi siamo abituati come peregrini, la dignità. Ecco, questa è la grande sofferenza di Dante, perché appunto Dante è così coinvolto. E così cominciamo allora a leggere, a spiegare questo canto, la prima tappa, no, nella conversione di Dante. È la prima, è la più difficile, è la più costosa, perché lasciare andare Francesca vuol dire rinnegare tutto quello, o perlomeno essere disposti a trasformare, sublimare piano piano tutto quello in cui fino a quel momento Dante ha fortemente creduto. Ma appunto è necessario, altrimenti l'amore... Già lo abbiamo sentito, l'abbiamo colto ad esempio in quel libello bellissimo che è La Vita Nova, che è proprio un preludio, un testo iniziatico. L'amore, e l'immagine mi arriva anche di Ibn Arabi di fronte a Nizam, la donna che vede e in cui proprio riconosce lo squadernamento di Dio, armonia vuol dire Nizam. L'amore, quando è tale, per cui tu sei pronto alla chiamata, mi capite, all'illuminazione, e hai deciso di lasciare andare quella passione che ti ha nutrito, guardate che è difficile, chi l'ha provato sa di cosa io in questo momento stia parlando. L'amore allora, se è tale, con la maiuscola, scende nel tuo cuore, fa il giro delle stanze, dice Dante e Ibn Arabi insieme, dicono così, del cuore, le chiude,
perché non deve entrare più nessun'altra, perché da quel momento ci sarà solo nostalgia di lei, anche se poi tu non sposi, perché Dante per contratto matrimoniale all'età di 12 anni ha sposato Gemma Donati, perché ben sappiamo che il matrimonio poteva ed era sovente fuori, no? L'amore era fuori, chiedo scusa, del matrimonio. Quindi questo è chiaro che è un amore diverso di cui stiamo parlando, è proprio quell'amore che diventa simbolo nel suo significato etimologico di ricongiungimento appunto al divino. Ci vuole sempre comunque uno strumento fisico che entri nella mia vita, nel mio orizzonte, e che si faccia gancio, soteriologia quasi cristologica di salvezza, il compito di svegliarmi. Quindi ecco, questo è l'amore che invece la nostra Francesca, amatissima, grande, bella, dignitosa, non ha compreso, e quindi non si assume questa responsabilità e chiaramente non riconosce nell'amore questo potere di risveglio, ma l'amore diventa annichilimento e quindi distruzione. Io leggo adesso le terzine, mi soffermo là dove ritengo ci siano appunto, no, dei commenti significativi da fare, da consegnarvi, e poi appunto rileggo alla fine, dicevamo, per chiudere un po', suggellare con l'armonia di questa musica così polifonica e così polisemica. Siamo quindi nel secondo cerchio. Così discesi del cerchio primaio giù nel secondo, che men loco cinghia e tanto più dolor che punge a guaio. Dante quindi discende giù dal cerchio primaio nel secondo, che rinchiude ovviamente un luogo più stretto, perché è l'imbuto, no, che si stringe scendendo di girone in girone, ed è chiaro quindi che aumenta anche quel dolore che spinge poi le anime guaio a lamentarsi, no? Il dolore, quindi i lamenti sono ovviamente più forti. Stavvi minos, orribilmente ringhia, esamina le colpe nell'intrata, giudica e manda secondo cavvinghia. Questo è Dante, soprattutto nell'inferno, quella potenza di cui parla anche Auerbach, quel teatro delle passioni qui emerge. Qui c'è proprio materiale magmatico nell'inferno per poter comunicare tutta questa potenza che Dante ha, pochi particolari. Non è narrativo Dante, non è così descrittivo, ma è proprio rapsodico in questo, quasi a volte sono pennellate di intuizione. Un particolare, ma Minosse, non lo dimenticheremo più. Pensate anche a Caronte con quegli occhi di Bragia, no? Il famoso nocchiero nel terzo canto. E allora ecco, Minosse, certo che gli viene dal mondo antico, dall'Eneide, no? Stava Minosse che orribilmente ringhia, esamina le colpe di tutte le anime che arrivano, no? Le giudica e le manda giù secondo cavvinghia. Quante volte cinge la coda intorno a sé, tante appunto sono i cerchi, i gironi dentro, all'interno del quale appunto deve poi scendere, precipitare l'anima. Dico che quando l'anima malnata li vien dinanzi, tutta si confessa, e quel conoscitor delle peccata vede qual loco d'inferno è da essa, cignesi con la coda tante volte quantunque gradi vuol che giù sia messa. Si può anche, no, capire senza spiegazioni. Dice appunto che le anime che sono nate male, mentre l'anima di Dante e di tutti coloro che sono poi destinate alla salvezza sono ben nate, quindi destinate alla perdizione eterna, vengono davanti a lui, si confessano, immagine potentissima. Pensate proprio, sembra di vedere un film, arrivano davanti a lui e dicono tutti i loro peccati, e quel conoscitore degli peccati ovviamente vede, capisce subito qual è il luogo eterno destinato a loro, quindi se devono andare in terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, appunto, girone. E quindi dice, si cinge con la coda tante volte quanti sono i gradi appunto dentro cui deve essere messa quell'anima. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuna al giudizio, dicono, odono, e poi sono giù volte. Quante anime dannate, quante anime perse, quanto male nel mondo, vanno davanti a lui e quindi a questo giudizio parlano, ascoltano poi ovviamente la sentenza e vengono volte giù. O tu, che vieni al doloroso ospizio, disse Minos a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto uffizio, guarda com'entri e di cui tu ti fide, non ti inganni l'ampiezza dell'intrare.
i personaggi infernali danteschi hanno anche questa connotazione, la potenza delle loro parole. Pensate anche a quello che dice Caronte, poche parole ma che in realtà rimandano, no, proprio ad una profondità di significato. Tu, questo anche, questi versi, no, con questo incipit sempre così plastico, o tu che vieni qua, no, a questo doloroso ospizio, e quindi è l'inferno visto come doloroso ospizio, disse Minos quando mi vide abbandonando l'atto di un ufficio, cioè una mansione così alta, cioè quella di giudice. Guarda come entri e di chi ti fidi, perché non ti inganni la facilità nell'entrare. Minos non può capire, non comprende che Dante ha questo compito con il corpo di essere lì, di farsi testimone di qualcosa per noi, per se stesso e per noi. Ed ecco, ovviamente interviene sempre il duca mio, cioè Virgilio, e il duca mio a lui: perché pur gride? Non impedir lo suo fatale andare, vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Questi sono versi celeberrimi, e Virgilio, che è la guida, quel maestro in un'ottica appunto che appartiene anche al percorso induista, in un'ottica anagogico-simbolica, il maestro è necessario perché da soli non si va da nessuna parte. Finché non siamo consapevoli di essere poi maestri di noi stessi, abbiamo bisogno di qualcuno che sia sempre vicino a noi e che ci in qualche modo tenga lì, no? Pronti, come siamo sovente invece, a tornare indietro e a fare gli sconti, no? A noi stessi, dice appunto: ma perché gridi? Non impedire il suo andare, che è fatale, voluto, no, dall'alto, perché così si vuole, proprio là dove si può ciò che si vuole. Sentite che costruzione. E non demandar più niente. Ecco, questo incipit, siamo al verso 25, è veramente i brividi, come dire, è intenso, commuove, smuove dentro, perché con poco comunica al lettore il dolore e la pietà che Dante comincia a provare. Perché Dante ha questa abilità, credetemi, di preparare l'atmosfera. Ti rendi conto che sta arrivando qualcosa di importante? Or incomincian le dolenti note a farmisi sentire, or son venuto là dove molto pianto.